Ma guarda come cucce! Così sì che sei bello! Perfetto, ragazzi! Tira, tira! Andiamo a chiudere la sciarpa. Ciao ragazzi! Oggi video puccioso! E anche stiloso! Ma sarà anche creativo! Matti era da tempo che aspettava questo set! Si chiama... Yarn. Esatto, grande, grosso, filato! Anche qua è morbido! Ed è già morbido lì! Praticamente oggi andremo a cucire con le dita. C'è una stoffa così grossa e morbidosa... Sì, è un attrezzo... ...che permette di fare creazioni così. Ma prima, giro di scatola! Hop! Forbici! Arrivano! Grazie. Tre passaggi, facili facili. Vai con le dita, personalizza e poi puoi ricominciare perché tutte le creazioni, non essendo cucite veramente, si possono disfare e ricompilare. Ci siamo? Ci siamo. Vogliamo vedere la morbidosità? Mamma, colore rosa. E due, colore giallo. Mamma, ti piace? Tutti i nostri colori preferiti. E poi abbiamo acqua marina. E qua poi abbiamo... Ah, questi sono quelli della cuffia? Questi sono i pompon. Questo è l'effetto morbidezza che generano questi, questi filati. Poi abbiamo due cuoricini bottoncini, pucciosi all'infinito. Qua abbiamo due stringhe pom-pom per chiudere. E due pompon per la cuffia. E l'abbiamo detto, solo che tu stavi dormendo. E queste sono le istruzioni. Le guardiamo al volo perché adesso guardiamo quelle video che saranno molto più chiare, anche perché... capire da qua non è assolutamente facile. Così sì che sei bello. Perfetto ragazzi, io mi sono già fatto una fantastica parrucca. Tu Matti cosa vorresti fare? Non è molto bella la tua, ma io vorrei fare la Come cuffia. Come no? Va bene, allora guardiamo la tua cuffia. Che è meglio? E allora facciamo play. Aspetta Ale. Ma questo è il cuscino? Ma non Matti. Sono fatti per fare un letto. Devo fare pausa. È che sono troppo morbidi. Questo è il livello 2 di difficoltà. 6 le creazioni, avete visto anche dalla copertina della confezione, che si possono fare allora, con questa confezione. Qua dice di slegarlo. Nella stessa serie, e metterlo in ordine, abbiamo anche la possibilità di creare dei peluche, ma non sono tanto belli, vero Mati? No. E anche dei cuscini. Useremo il righello coccodrillo per misurare. Come vedete nel video tutorial tutto è ben spiegato, ma è molto veloce. Quindi abbiamo messo la velocità di YouTube a 0,25. Qua è indicato in pollici americani. Per fortuna nelle istruzioni abbiamo anche i centimetri. Papà, guarda come si fa. Perché io sono molto si esperto, vero? Vai, di trecce, di nodi. E il primo è fatto. Tutto di trecce. Non fatele mai fare a me. Benissimo, ci danno anche i riferimenti delle misure su come deve venire. Adesso dobbiamo farne 14 uguali. Una vera e propria catena. Il trucco essere soffici. 11. Ma guarda come cuce. 12. Bravissima. 12. E si ottiene lo stesso effetto treccia 14. Che si vede lì. Particolarmente sofficioso e puccioso. Infilo la coda. Nell'ultimo anellino. Sì. E abbiamo fatto il cerchio. Adesso a mo' di coroncina facciamo 14 passantini attraverso la treccia di prima. Rigiriamo la creazione. E lo pigliamo a metà. Adesso ci vuole super pazienza. Matti, dobbiamo fare 7 giri come abbiamo fatto adesso facendo 14 no, anellini. È tornata sul morbido. 7 giri per 14 anelli. È più facile stare in bilico sul divano che fare questa cosa. Esatto, noi però ci siamo inventati un sistema molto che ci pratico. Aiuta a tenere i punti aperti e cioè infilarci il pennarello dentro. Infilando e sfilando il pennarello riusciamo a fare le 7 righe sovrapposte di anelli. Ragazzi, c'è una sorpresa, c'è l'ottava riga! No, ancora una da fare! In realtà è più larga, gli anelli vanno fatti più larghi perché ci servirà per chiudere... La cuffia. E adesso finalmente puoi chiudere la riga. E vai! Andando ad interlacciare, che soddisfazione, sì. Gli anelli che hai creato. Quindi l'anello più grande va ingloba quello, quello più piccolo che esce. Vi faccio vedere bene, aspetta. Ecco, esce così. L'anello. Passa in mezzo. E i pennarelli tornano disponibili. E per bloccare anche l'ultimo anello passiamo il filo qua dentro. Vai Mati, tira! Tira, tira. Mi sa che l'abbiamo fatta un po' piccola questa cuffia. Vai, loro vai, usavano tira, tutto tira, il filo tira, per tira, farla. Faccio io. Vai, sì, vai, ma vai, tanto vai, facciamo vai. Ancora un giro di sicurezza. Potremmo fare una cuffia con la coda, che ne dite? Vai. O una cuffia con la treccia, Mati, che ne dici? Sì, così sembra che la treccia rosa. Adesso per chiudere la parte superiore della cuffia, passiamo piano piano dentro e fuori la codina che era rimasta.
come fosse un serpente. Mamma, è ora dei pompon. Che brava, ma te li tieni in equilibrio. E come fai? Ce l'elastico. Ah, trucchetto. Allora, infiliamo il nostro codino nell'elastico. Perché e questo sì che è fondamentale. Lo ricacciamo dentro, semplicemente. Ma... è il momento di indossare la cuffia. Ah, forza. Diciamo che la taglia è un po' piccolina e questo serve per non far scappare la propria bimba. Ma l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto i punti un po' stretti. È grandezza nenuco praticamente. Esatto, però se facci bene. Sì. Ecco. Però la vedo felice. Però la cuffia è venuta. Non ti gira la testa, Mati, vero? No. Vai tranquilla. Ci siamo quasi. No, ma vorrei stare in quel cumulo di morbidezza. Eccola. E anche caldino, vero? Oh, prendetela. La bella notizia è che la sciarpa è molto più facile da fare della cuffia. La pesco io. Ma come? Pescatrice di cuffie. Stai perdendo il pompon però. Abbiamo tagliato un po' la cordina perché in effetti era un po' lunga. Allora, la partenza è sempre la stessa. Ok, vediamo. Giro, giro. E poi il primo nodo. Adesso basta fare, Mati, tre giri. Tre anelli. Quindi è uno. Si pesca così all'interno. Facile. Due. Bene, ok. Chiudiamo un po', ecco. Quindi se avete una soffa un po' grande, fettucciosa, anche voi potete farlo a casa, giusto? Certo. E si ottiene questo effetto treccia che adesso andiamo a vedere. Adesso andremo a fare gli anelli proprio come avevamo fatto per la cuffia. Perché la tecnica di base è sempre quella. E creare quello proprio finale. Creare anelli su anelli per dare spessore. E poi ripetiamo questo procedimento di formazione degli anelli per una trentina di volte. La 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 la. Guardate come si sta allungando. E tre anelli sono molto più facili da gestire dei 14 che avevamo prima. Andiamo a chiudere la sciarpa e infiliamo nei punti l'altra estremità così che non si veda. Ed ecco il risultato finale, modella. Occhio, stia attenta. La scivolata. La scivolata. Finale. Che cosa morbidosa e sofficiosa. È pronta? Ah no, aspetti. Per la sfilata un accessorio fondamentale. La coda. Metta pure la coda. Sì, la coda da gatto. No, dove mette la coda? In testa? Ecco, brava. Vai con la musica. Ma che sfilata è questa? È la caduta. La sciarpa poi si può fare anche in modalità infinita. Esatto, restituiscimi la sciarpa un attimo. Ok. Volendo, la coda. Non mordetevi la coda. Si può andare semplicemente ad infilare la codina che abbiamo visto prima dall'altra parte. In questo modo abbiamo, adesso io dico rotolino, una cosa indicibile da mettere attorno al collo. Ragazzi, per avere un effetto bello caldo. Possiamo? Sì, pescatrice. Tagliare? Sì. Qua, così non ha più fili, va bene? È una buona idea. Zac. Credo di sapere perché ha voluto tagliare la codina rosa. No, per farla diventare una codina rosa. Ma no, ma perché gialla era più bella. Come sta, Mati? Bene, misuriamo. Un po' piccola, cosa dici? Sì, un po' piccola, diciamo. Beh, comunque ti dirò che è molto carina questa cosa di cucire con le mani. Anche perché la potete rifare tutte le volte che volete. Sì, quello è bello. E grazie all'esperienza... è utile per pulire le ascelle, prova. E grazie all'esperienza poi potete fare delle giuste misure, inventare altri capi e sbizzarrirvi con la cucitura con le mani. E a proposito di creazioni, guardate qua cosa ho realizzato. Questo sopra gli scarponi da sci è bellissimo. È puccioso. E voi ragazzi, prima di svenire per la pucciosità, fateci sapere che creazione fareste sul nostro profilo Instagram GBR. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione. E se la mettiamo alle bambole, cosa dici? È carina. È pucciosissima. Ma ragazzi, voi non mettete le cuffie in fondo al mar. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao.